dell'attaccare. Abbiamo convocato la conferenza stampa di oggi, vi ringraziamo di essere intervenuti per una serie di ragioni. La prima è usciamo da un Consiglio Grande Generale che ha approvato dei provvedimenti importanti e soprattutto sono emerse quelle che sono state le politiche portate avanti in questi anni che confermano, diciamo, un andamento di bilancio dello Stato che punta al pareggio, anche se questo non è che ci deve rilassare, perché il continuare a raggiungere risultati di pareggio nel bilancio dello Stato, se non positivi, perché l'obiettivo è quello di raggiungere anche il più in bilancio per favorire quelle politiche di investimenti che da troppo tempo questo Stato non ha portato avanti, vuol dire comunque continuare a intervenire, prendersi responsabilità sugli interventi, e gli interventi devono essere interventi strutturali. Ne abbiamo fatto uno che abbiamo visto che ha portato parecchio, che è stata la riforma IGR. Siamo convinti che ci sono tante cose da sistemare anche nell'ambito della riforma IGR, in particolare la sburocratizzazione, la maggior facilità di utilizzo della smart card, però quello lì è stato un intervento strutturale. Oggi, ad esempio, quello che pesa tanto sul bilancio dello Stato sono il discorso pensionistico. È chiaro che, guardando alcuni elementi oggettivi, oggi vediamo che nell'ambito pensionistico ci sono delle disfunzioni, ma su tutte il fatto che ci sono alcuni casi in cui chi va in pensione percepisce addirittura di più rispetto all'ultimo stipendio. Quindi vuol dire che anche qui sarà necessario rivedere un po' quei meccanismi per far sì che la distribuzione delle pensioni sia corretta e soprattutto corrisponda il più possibile a quello che deve essere una garanzia per tutti coloro che andranno in pensione. Ci sono poi anche tutta un'altra serie di elementi politici che sono nati, diciamo, in questi giorni. Il dibattito politico si è aperto improvvisamente, forse anche a seguito un po' delle ultime questioni giudiziarie, e si è iniziato a parlare di rinnovamento, si è iniziato a parlare di possibilità di congresso, mi sembra, un po' in tutti i partiti, anche nell'ambito della Democrazia Cristiana. Si è iniziato a parlare di alleanze, addirittura leggevo questa mattina che la Democrazia Cristiana avrebbe presentato un documento agli alleati di governo da sottoscrivere. Vorrei sapere chi della Democrazia Cristiana lo ha presentato, perché la dirigenza non ha presentato nessun documento a nessun alleato di governo. Noi crediamo invece che sia importante avere chiare quelle che sono le cose che il Paese deve fare, che la politica deve fare soprattutto, per conseguire quei risultati di rilancio e di rilancio economico che comunque stanno iniziando ad arrivare, perché i dati dell'ultimo bollettino statistica fanno emergere un paese in cui la ripresa, che non è sicuramente una ripresa forte, però sono segnali di ripresa che sono concreti. E questo vuol dire che si stanno creando nuovi posti di lavoro, che ci sono nuovi imprenditori, residenti e non residenti, che stanno investendo nel territorio della Repubblica di San Marino. E quindi quegli interventi che noi abbiamo sostenuto con forza sono interventi che si stanno, diciamo, dimostrando importanti per la ripresa economica. Siamo anche convinti che alcuni di questi hanno bisogno di essere ripresi in mano per essere addirittura potenziati. Ad esempio, penso alla legge sullo sviluppo, so che
il segretario di Industria ci sta già lavorando, credo che abbia già lavorato una prima volta, è un elemento che dopo qualche anno di sperimentazione ha necessità di essere affinato, rivisto e potenziato, no? Per andare a eliminare quegli aspetti che ancora oggi magari nella sua applicazione stanno limitando quello che invece è uno strumento importante per attrarre investimenti sul nostro territorio. Sulle questioni interne alla Democrazia Cristiana lancio intanto dico alcune cose, poi magari i colleghi o anche voi se volete approfondire approfondiamo successivamente. Intanto al momento non c'è in campo una questione congressuale o meno. Diciamo che nell'ultimo Consiglio Centrale alcuni amici hanno presentato delle riflessioni alle quali abbiamo ritenuto di dover dedicare un Consiglio Centrale apposito per far sì che tutti i componenti del Consiglio Centrale potessero prendere visione, potessero fare le loro riflessioni per poi riuscire a capire quello che può essere oggi un'azione forte che il Partito Democratico Cristiano può fare nel Paese per rilanciare l'azione politica. Un'azione politica non stanco fine a se stessa o al partito, ma un'azione politica finalizzata a una maggiore azione di governo. E da qui tutti i campi possono essere aperti, può essere quello congressuale, possono essere altre situazioni. Sicuramente, come abbiamo fatto per provvedimenti importanti, riteniamo che la presenza sul territorio, il parlare con la gente sia fondamentale. E quindi quello che noi ci aspettiamo dal prossimo Consiglio Centrale è il fatto che si terrà sempre il 16 novembre, e il fatto che possa nascere un dibattito costruttivo e forte per pianificare le azioni che il Partito Democratico Cristiano in tutti i suoi vertici, in tutti i suoi organismi deve fare sul territorio per portare avanti le cose. La questione delle alleanze che è diciamo, l'altro tema importante, io credo che la Democrazia Cristiana si sia impegnata e si stia impegnando fino in fondo con gli alleati con i quali ha sottoscritto un programma di governo, si è presentata alle elezioni e stiamo ormai arrivando a fine legislatura perché manca poco più di un anno a fine legislatura. E si tratta oggi di stabilire le priorità, di capire se ci sono chiaramente le convergenze su quelle che sono le emergenze, le priorità che il Paese vuole affrontare adesso e dopo, perché come dicevo prima le riforme sono importantissime, c'è quella, c'è il mercato del lavoro, che mi viene da pensare che sicuramente è uno strumento importantissimo per attrarre investimenti, che deve essere una riforma equilibrata. C'è tutto il discorso del rapporto con l'Unione Europea, che ha bisogno anche di una grande azione politica di presenza nel Paese, e quindi su questo chiaramente dovremo confrontarci con gli alleati se ci sono ancora quelle convergenze forti che hanno fatto nascere un'alleanza importante in particolare tra noi e il PSD, perché se ricordiamo con noi sabarinesi e con l'Alleanza Popolare eravamo già alleati dalla precedente legislatura. Sul discorso della questione del rinnovamento, anche ne abbiamo parlato, ma è un tema che è sempre diciamo, dibattuto nel Paese. Io riconfermo quello che ho detto i giorni scorsi, il rinnovamento non ha un inizio e una fine, il rinnovamento è un processo costante e continuo che bisogna avere la capacità di portare avanti se si vuole dare continuità all'esperienza. Quindi l'impegno che ha la Democrazia Cristiana, che deve avere la Democrazia Cristiana, è quello di guardare sempre un passo avanti per formare quella classe dirigente che domani andrà a sostituire la classe attuale e quella successiva ancora che andrà a superare. E questo secondo noi è un lavoro che deve essere fatto con continuità, deve essere fatto da subito, deve essere portato avanti con convinzione e dove ognuno di noi che oggi ha dei ruoli di responsabilità deve sempre mettersi in discussione.
credo che la Democrazia Cristiana abbia dimostrato nei fatti quanto abbia portato avanti un rinnovamento costante nel tempo. Io l'ho detto nei giorni scorsi, se noi andiamo a vedere quello che era il gruppo consigliare ante 2006 e i passaggi consigliari che ha fatto 2006, 2008 e 2012, vediamo quanto sia cambiata la Democrazia Cristiana nei suoi componenti, ma soprattutto nell'approccio della politica. Abbiamo terminato assolutamente noi, credo che ci sia ancora tantissimo da fare, come dicevo prima, sia nel formare nuove generazioni, perché questo processo di rinnovamento deve continuare anche per le prossime legislature, e anche nei modi e nell'approccio della politica verso i nostri cittadini. Siamo convinti che ci sia ancora tanto, tanto percorso da fare, perché le vecchie abitudini sono sempre, sempre dure a morire, e quindi ci vuole, posso dire, un'etica politica molto molto forte per portarle avanti con convinzione. Io mi fermerei qui, poi lascio la parola ai colleghi se hanno altri elementi da portare all'attenzione, e poi lascerei le vostre domande a conclusione. Il documento presentato che è stato spedito ieri l'altro ai componenti del Consiglio centrale. Io, se non ho un collega, lascio il giornalista così. Sì, che parliamo delle cose che vogliono sentirsi dire, che ti riferimento. Io ho scelto una domanda per chiarire, cioè non avete sottoposto un documento per una futura alleanza in vista di eventuali prossime elezioni, però la proposta di fare un patto dove vi riproporreste come alleanza con gli attuali alleati, l'avete fatto? No, noi abbiamo chiesto, siccome nell'ultimo consiglio abbiamo avuto la sensazione un po' di, non è molto italiano, ma di sbalamento tra le forze politiche di maggioranza, e abbiamo avuto la sensazione, un po', qualcuno l'ha anche scritto, che si facessero prove di maggioranze di vario tipo. Noi siamo convinti che lo stare insieme ad altri alleati di governo sia importante nella misura in cui c'è la condivisione piena degli obiettivi da raggiungere. E allora abbiamo chiesto ai nostri alleati, a tutti i nostri alleati, che vorremmo chiarire se le condizioni che ci hanno visti insieme sussistono ancora per arrivare a termine di legislatura, e qualora questo sì, quali sono le cose che vediamo prioritarie, quindi che concordiamo per arrivare a fine legislatura, quindi di fare un'agenda ben determinata di fine legislatura. Se invece riforme importanti che comunque abbiamo individuato e che non è stato possibile in questa sola legislatura portare avanti siano condivise dai nostri alleati, se c'è la convinzione e la condivisione di lavorare non solo per questa legislatura, ma fare il programma anche per presentarsi poi successivamente per presentarsi alla legislatura successiva. Quindi noi abbiamo posto sul tavolo non tanto il fatto di giurarci un amore eterno, perché questo non ha senso, ma quella certo, ma di chiarirci tra di noi se condividiamo programmi, obiettivi e tempi, perché chiaramente penso che riforme importanti non è che si fanno in 6 mesi, in un anno, cioè fare delle riforme in 6 mesi, in un anno vuol dire fare delle cattive riforme. Quindi riforme, abbiamo visto la riforma dell'IGR, ci ha visto impegnati 4 anni, noi abbiamo lavorato per 4 anni perché prima l'abbiamo imbastita, ne abbiamo parlato
con la gente, poi dopo siamo andati a scrivere l'articolato, poi siamo tornati nella gente, poi è uscita una prima lettura, c'è stata necessità di correggere una prima lettura, sono un lavoro di 4 anni, quindi le riforme strutturali importanti hanno bisogno di condivisione tra le forze politiche e con la popolazione. È chiaro che se condividiamo che servono altre riforme strutturali, dobbiamo anche capire quali tempi le vogliamo portare avanti. Questo è quello che abbiamo chiesto ai nostri alleati. L'Alleanza Popolare mi sembra che sia molto critica, qualche tempo fa c'era Gigi in trasmissione presente, Mario Venturini ha detto che il commento di questo governo non arriverà alla scadenza naturale. Quindi sembrano quasi convinti di volersi defilare o che ci siano delle condizioni perché non consentono di andare avanti. La trasmissione però ha aggiunto due aspetti diversi a questa riflessione. La prima che ha fatto è... Ha messo il bilancio come catena tornasole. D'accordo, un elemento. L'elemento che ha preso in considerazione erano due posizioni, cioè un ordine del giorno che poi non è stato messo ai voti, che indicava un consiglio grande generale delegittimato e quindi una richiesta di andare alle urne da parte dei movimenti 5-10, Sinistra Unita e Rete. E a questo Pia ha detto no, non siamo problemi di delegittimazione del Consiglio, ha detto il governo deve reggere sui risultati che riesce a produrre. In questo momento riteniamo i risultati insufficienti, cioè non pari alla sforza, all'impegno, a quello che si aspettava. Se non arrivano i risultati il governo non ha futuro. Quindi il primo aspetto è vogliamo verificare il mandamento, vogliamo che questi risultati avvengano. Poi ha detto, per come la vedo oggi, difficilmente si arriverà al 2017, no? Che è una, che volete, però una riflessione su un insieme di valutazione di politica. Ora, è evidente che abbiamo fatto una verifica l'anno scorso, quindi significa che le problematiche riferite all'impegno e ai risultati che si andavano a raggiungere richiede continuamente dei confronti. No? Adesso Marco diceva la richiesta degli alleati. Non dimentichiamo che la coalizione San Marino Bene Comune nasce da una constatazione che questo paese aveva bisogno di un periodo per uscire da una fase di emergenza e fare delle riforme. È evidente che di fronte a questa domanda ci si pone tutte le forze politiche di fronte a due domande. Una, abbiamo completato quel tratto di strada che ci siamo prefissi di fare insieme? Se l'abbiamo completata, beh, allora quelle che erano le riflessioni fatte 3 anni fa o 4 anni fa sono terminate, adesso dobbiamo pensare al futuro, ma quel tratto di strada l'abbiamo completato. Tutti noi abbiamo detto che quel tratto di strada non è completato, perché le riforme che mettiamo a mano sono alla luce del sole, perché il mercato del lavoro, pensionistico, l'IVA con l'impatto che avrà sulla nostra realtà, l'associazione con l'Europa sono elementi di strutturale a lungo termine. E allora se non è perché abbiamo tratto strada, bisogna dire ci siamo ancora convinti che questa coalizione potrà realizzare quei risultati, perché questa è la domanda che abbiamo posto anche noi e dagli altri. Cioè, non si può chiedere, come ho fatto in questi tempi alla BC, di essere quello che in silenzio sostiene la maggioranza, perché difficilmente avete sentito dei nostri interventi in aula o sulla stampa o da altro attacchi. Noi abbiamo sempre detto che bisogna lavorare. Magari anche noi non siamo sempre contenti dei risultati che arrivano, però siamo consapevoli dell'impegno che ci siamo messi. Ora, capisco che ci sono sempre molti problemi di visibilità maggiore per i più piccoli rispetto ai più grandi, però la constatazione è che dobbiamo guardarci negli occhi e dire ci sono le condizioni per andare avanti, per fare queste riforme con questa coalizione, è una richiesta che andava posta proprio in quei termini lì e credo che tutti, in parte della maggioranza, come San Marinese, lì, noi che si risolvete poi. Poi c'è un altro aspetto che siamo in grado da soli di realizzare questo tratto di strada. Se io in quella stessa trasmissione, Sergio, dicevo se molte riforme le abbiamo fatte con un consenso che è stato molte volte trasversale, che andava anche oltre, perché molte volte, più nella precedente legislatura che in questa, ma certi passaggi sono difficili, voglio dire, la stessa riforma tributaria che adesso diamo tutti per acquisita, io voglio ricordare che c'è stato anche il cordone con delle forze di polizia, nel setto antivero, cosa stranissima. Oggi diamo per scontato che se parliamo di riforma tributaria, anzi perché non l'abbiamo fatta prima, ma chi viveva quei giorni lì si rende conto che quando io voglio parlare di altre riforme di altrettanta importanza, immagino il mercato del lavoro, immagino anche la riforma delle retribuzioni della pubblica amministrazione, che è un tema non semplice,
come quella delle IVA per quanto riguarda le grandi e soprattutto le piccole e medie imprese. Cioè, occorre un governo che è capace di reggere anche una piazza che immediatamente è al primo impatto contrario delle riforme e dei cambiamenti, per confrontarsi, sostenerle, e poi a volte sull'IRG, IGR, può essere che fosse un anno e mezzo, due anni dopo, comprendi che la riforma magari aveva dei dati positivi. Per cui bisogna capirci se questo è un percorso comune o non è un percorso comune, o con chi è comune, perché questo era il cosiddetto posto citato. Fa un'altra verifica su cosa ci siamo detti 5 anni fa, come ci siamo comportati. Io credo che quella trasmissione è emersa quanto lavoro è stato fatto perché il sistema cambiasse. Ora bisogna rilanciare, no? L'economia, quindi bisogna anche fare delle scelte su dove si può andare. A questo punto la risposta qual è stata? Cioè questa richiesta di prova d'amore, lo dico per semplificare, qual è stata da parte degli alleati? Cioè sì, continuiamo questo percorso anche dopo, oppure ci pensiamo, oppure no? Cioè è ancora tempo di un governo straordinario? È ancora tempo di un governo straordinario, oppure già abbiamo sentito il lancio di polarismo? Straordinario lei intende bene comune, cioè sì, questo? Primo dato che bisogna registrare è che sicuramente nessuno ha messo in discussione la tenuta di questa maggioranza, e quindi nessuno ha manifestato l'esigenza di aggiornarci circa la possibilità di continuare secondo il mandato che abbiamo ricevuto, no? E questo è un punto importante, che insomma non ci sono state sbavature da nessuna parte, e quindi l'impegno è quello di andare avanti in questo senso. E noi non volevamo una risposta immediata, non è stata una domanda, come dire, prendere o lasciare o secca, come si dice. Noi abbiamo posto un'esigenza sul tavolo. Noi pensiamo che una coalizione, il ragionamento è molto semplice, noi pensiamo che una coalizione che non è proiettata verso un'idea di proseguo di questa esperienza politica, ha un anno e mezzo, due dalle elezioni, e quindi che non ha in testa l'idea di poter continuare insieme, è una coalizione che vedrà necessariamente indebolita la sua azione, perché se i partiti della coalizione cominciano a darsi da fare per trovare nuovi assetti o immaginarsi uno scenario futuro diverso, è evidente che anche tutta l'azione politica della coalizione ne risente, no? Faccio un esempio banale: se io con un partito X comincio a pensare di voler fare un percorso, o con altri due partiti, che mi porta lontano da questa coalizione o in un altro assetto, è evidente che anche tutte le scelte che tu poi farai da qui alla fine dell'anno sono condizionate, alla fine della legislatura sono condizionate da questo sottofondo, no? Perché chiaramente si comincia a prendere forma un dialogo esterno alla maggioranza, che comincia anche a condizionare i lavori della stessa maggioranza. Cioè, noi crediamo che un conto è essere inizio legislatura, un conto è essere a oltre la metà, in un momento molto turbolento per il Paese, con tutta una serie di problematiche di diverso tipo che devono essere risolte. Noi crediamo che sia importante per una coalizione come la nostra, che nasce con un'idea di mettere insieme forze diverse in un'ottica di stabilità per il Paese, in un'ottica anche di pluralismo necessario per portare avanti interventi difficili e importanti, deve interrogarsi a un certo punto del cammino. Quindi noi non è che, voglio dire, abbiamo posto nessun tipo di condizione come partito come un più grosso partito di maggioranza, come il partito di maggioranza relativa del Paese, essendo impegnati su temi molto importanti, perché poi i temi dell'ordine del giorno sono i problemi sono i problemi di tutti, non è che i problemi vanno in ragione delle deleghe o del governo o delle singole competenze delle persone, e noi crediamo che sia importante fare questo tipo di riflessione. Adesso io credo che gli alleati abbiano capito la nostra esigenza e penso che non sia stata equivocata in nessun senso. Ci aspettiamo che dopo questi confronti che abbiamo avuto in particolar modo ieri, ci possa continuare nel ragionamento, perché
credo che anche che questa coalizione abbia saputo esprimere delle sinergie positive e che possa continuare a lavorare per il raggiungimento degli obiettivi di interesse per il Paese. C'è una scelta da fare nel giro di, a proposito delle scelte importanti, ci dobbiamo fare adesso nel giro di poco tempo, che è quella delle nomine di banca centrale. Si è chiuso il periodo del bando, non sappiamo ancora, forse voi sì, ma noi ancora non sappiamo a questo punto quante sono state le risposte, le candidature, se sono candidature interessanti, se in maggioranza ne avete parlato e avete trovato già un accordo per la nomina della nuova vertice. No, ancora non c'è stato comunicato da parte della segreteria competente, c'è stato comunicato solo la chiusura del bando, adesso faremo incontri prossimi per capire quanti sono le figure che hanno aderito, le caratteristiche che queste qui hanno, e poi lì, se non ricordo male, c'è un impegno che non è un problema solo di maggioranza, ma è un impegno di consiglio grande generale, quindi credo che sarà affrontato nella collegialità. Perché mi pare che sia un elemento importante questo banco per lo sviluppo. Assolutamente, sì, no? certo, è un elemento che dà certezza, no? Il fatto che oggi c'è un regime di prorogazione sicuramente non sei scoperto, però non hai gli organismi pienamente funzionanti con i livelli, per dei livelli di responsabilità che ha Banca Centrale. Io non avevo letto questo documento di due segretari di Stato della BC, e leggendo mi viene da chiedere, visto che loro stessi chiedono di anticipare il congresso generale del partito, in un certo senso la leadership attuale del partito viene messa in discussione. Quindi a prescindere dal problema, diciamo, con gli alleati, anche il vostro interno, la leadership si sente messa in discussione, e mi chiedo, a prescindere dall'esito di questo, del prossimo parlamentino di C, se vi sentite di continuare, di rinnovare la vostra, un eventuale congresso primavera, la vostra posizione o meno. Ma io credo che noi siamo a disposizione del partito. Quindi oggi abbiamo dei livelli di responsabilità perché il partito, gli organismi del partito, quindi i nostri iscritti ci hanno dato questo livello di responsabilità. E ci sarà un consiglio centrale che dibatterà su quale momento, che dovrà fare secondo me anche un'analisi approfondita di quello che è stata la DC, di quello che è oggi la DC, di quello che dovrà essere domani la Democrazia Cristiana. Nell'ambito di questo dibattito poi verranno fuori le posizioni che potranno essere quelle congressuali, potranno essere altre posizioni che non sappiamo. Io credo che i ruoli di tutti noi devono essere a disposizione di chi è da demandato. Quindi se nell'ambito di quel dibattito viene messa in discussione quello che la dirigenza, in particolare il segretario politico, ha fatto, il segretario politico non ha nessun tipo di problematica a lasciare il passo. Comunque, se posso dire, il documento non mi sembra un documento che, tra l'altro, come insomma, è qualcosa di cui abbiamo parlato anche con gli amici che lo hanno prodotto. Non è un documento contro qualcuno, o non è un documento di, come dire, una presa di posizione contro la leadership del partito. E semmai un documento che va intanto preso giustamente ha un lato positivo molto importante, perché comunque ci spinge a un confronto interno che non può, insomma, deve essere fatto e non può essere trascurato, perché la problematica del cambiamento è una problematica che i partiti si devono, del rinnovamento, cambiamento, del futuro, della continua, no? Adattarsi anche alle diverse scenari è un qualcosa che i partiti si devono programmare e devono avere in mente sempre, anche a prescindere poi dalle vicende esterne che condizionano, magari lo accelerano o rallentano a volte certi percorsi. Noi siamo un partito che in qualche modo ha innescato un meccanismo, un cambiamento importante, perché negli ultimi anni ci sono stati tanti avvicendamenti, ci sono state tante persone che si sono affacciate un pochino di più a impegni importanti di partito, io penso di essere una di queste,
è la dimostrazione insomma che non è assolutamente un partito che vive come dire, la problematica della leadership degli incarichi in maniera così militare o gerarchica con qualche persona che decide e tutti gli altri che si informano, no? C'è una dialettica, ci sono tutta una serie di sintesi da portare in un partito grande come il nostro, e io penso che il momento di confronto sia un momento positivo. Come, quale sia lo strumento più opportuno per dare impronta o maggiore forza a questo tipo di cambiamento, cioè quale sia la migliore azione che come partito potremo portare avanti per imprimere ancora più forza alla nostra azione politica, questo è un po' il tema dell'incontro del prossimo Consiglio Centrale ed è il motivo per cui abbiamo deciso proprio di dedicare, no, una seduta apposita. Questa, voglio dire, vorrei dirlo in maniera molto serena, il fatto che è stata presa questa decisione, il fatto che è stata presa con l'intento di dedicare del tempo e soprattutto dare anche tempo alle persone di confrontarsi, di chiacchierare, di capire, di leggere, di riflettere, vuol dire che questa non è un'iniziativa che in qualche modo non viene accolta in positivo. Poi ognuno di noi può avere una diversa visione su quelle che possono essere le azioni da mettere in campo, però non penso assolutamente che sia un problema di protesta o di così presa di distanze dalla leadership. È chiaro che se si dovesse andare, se il Consiglio Centrale dovesse decidere per un congresso anticipato, è evidente che poi, voglio dire, in quel momento c'è un aggiornamento di tutte le cariche e poi si vedrà alla fine del congresso chi saranno i nuovi esponenti, se saranno quelli attuali, se saranno altri, se sarà un mix tra questi, però voglio dire, noi questa fase la viviamo molto serenamente, insomma, da questo punto di vista, anche perché penso che la storia ci insegna che la nostra storia di partito ci insegna che quando abbiamo smesso come partito di essere troppo attenti alle cariche, troppo attenti ai percorsi prestabiliti, abbiamo cominciato a dialogare meglio al nostro interno, che siamo stati anche capaci di esprimere qualche spunto nuovo rispetto al passato. Insomma. Voglio fare una riflessione anch'io su questo argomento, perché il partito nell'ultimo anno e mezzo è stato preso da quelle che erano le tematiche governative e soprattutto dall'anno scorso di questi tempi fino a Pasqua, sul problema della verifica, no? Che si è conclusa con un documento. Già però sia negli incontri fatti con i segretari, vice segretari di sezioni, quindi la consulta delle sezioni, era venuta fuori una richiesta di essere un pochettino più veloci e di pensare, di riflettere anche su quella che è l'azione del partito, ma anche che cosa il partito deve fare come organizzazione, perché è da tempo che non facciamo più degli incontri di una giornata o due, magari fuori territorio, proprio per riflettere sul partito e portare avanti delle proposte. Questo che è stato detto nelle sezioni è stato di nuovo riconfermato in un Consiglio Centrale, credo di maggio, no? Poi dopo abbiamo fatto degli altri Consigli Centrali, uno sul polo della moda, altri non su altri argomenti, quindi è stato lasciato un po' in disparte. Io credo che la parte principale del documento, le cose che vengono dette, in fondo vadano secondo queste richieste che in particolar modo erano venute fuori. Allora nel Consiglio Centrale che avremo il 16 chiaramente dibatteremo di questo, poi ci saranno delle varie posizioni oppure si concorderà su quello che è l'argomento. Secondo me, io l'ho già detto altre volte, sarebbe necessario fare questa giornata, queste due giornate, magari con argomenti specifici, come si faceva una volta, dei gruppi di lavoro, proprio per avere un progetto più definito e quello che io ho detto più volte, far vedere che la DC in qualche modo lascia una traccia, perché è presa troppo dai problemi di governo e quindi, no, di guardare le cose da risolvere
e magari perde un pochettino quello che è la sua identità, almeno l'impressione è che non lo faccia presente troppo, troppo forte, invece c'è necessità di questo. E critiche sull'azione del governo arrivano un po' da più parti sulla la lentezza dell'operatività del governo e anche spesso sulla scarsa unitarietà di intenti all'interno tra i vari segretari di Stato. Voi siete contenti dell'azione del governo? Intendete che debba avere un'accelerazione nel suo operato, un'intensificazione? Credo che buttare sul governo tutta l'attenzione quando, almeno in tutta questa legislatura, ma anche in buona parte della precedente, le principali scelte del governo sono state condivise con la maggioranza. È chiaro che quando si sono più sedi di confronto, più momenti di riflessione, è evidente che si penalizza un attimino a volte anche la velocità delle decisioni. Questo per non montare la colpa sul governo, credo che è un insieme di situazioni che hanno visto la maggioranza e il governo impegnato. Le tematiche non sono semplici, basta solo pensare a tematiche come le aziende in crisi, come il mondo del lavoro che va a risposte, come proposte di assetto sul territorio, anche di strutture, ma se ricordo d'altro, cioè richiedono un momento di riflessione. Se questo momento di riflessione determinano dei ritardi voluti anche dal fatto che c'è un confronto, io non lo giudico negativo. Credo invece che quando occorre prendere delle decisioni, magari si richiede a tutti, lo dico in primo luogo anche per la maggioranza, insieme al governo, quella capacità di governare che significa a volte meglio una scelta, anche se sbagliata, che nessuna scelta. E quindi in questi momenti quello che soprattutto si chiede alla maggioranza è di mettere al governo in primis di mettere sul tavolo tutte le proposte possibili, alla maggioranza di confrontarsi e dare del confronto con il governo in tempi molto rapidi per prendere le decisioni. Dire che vorremmo tutto in tempi più rapidi è facile, anche noi lo dovremmo tutto in tempi più rapidi, che il paese ha bisogno di risposte senza dubbio, che però non ci si può permettere in certe situazioni degli errori e quindi a volte si perde qualche tempo in più. Io credo che non si possa sempre guardare da una parte del bicchiere è mezzo vuoto e mezzo pieno. Io credo che su molte tematiche abbiamo fatto anche delle scelte rapide, in altre si chiede alla maggioranza, il governo chiede alla maggioranza più disponibilità da dare rapidamente, la maggioranza chiede al governo più proposte sul tavolo in tempi più rapidi per poter esaminare. Un dato è certo, ci è rimasto un anno e mezzo a questa legislatura. Io credo che noi dobbiamo essere molto chiari di non perdere tempo in iniziative che noi pensiamo di non poter realizzare in questo tempo. Concentrare gli sforzi, il tempo della maggioranza e del governo sulle cose che sono realizzabili, questo sicuramente, perché sarebbe dannoso non dare delle risposte in settori dove assolutamente aspettano. E la gente aspetta quei settori che sono primari, cioè il rilancio dell'economia, il continuare quel percorso di rinnovamento dello Stato, le valutazioni sull'impostazione della presenza internazionale di San Marino, cioè quelle cose che al di là di tutto sono le premesse poi anche per la prossima legislatura. Sì, quella lunghezza dei tempi, come diceva prima che Gigi, è dovuto anche al fatto che comunque si è cambiato approccio, si è cambiato metodo. So, penso ad esempio alla Convenzione del Polo della Moda, una volta era presa nell'ambito del Congresso di Stato, veniva sottoscritto tra il Congresso di Stato e l'investitore, e quella era la convinzione. Il cambiamento ha chiesto del tempo, perché abbiamo avuto un confronto di maggioranza, confronto con il governo, confronto nel paese, confronto con i partiti di opposizione, e addirittura siamo andati in Consiglio Grande Generale, quindi chiaramente i tempi sono stati sicuramente più lunghi, però abbiamo ritenuto che per progetti così importanti, di impatto per imprese così forte, fosse meglio impiegare maggior tempo, però cercare di essere trasparenti il più possibile. Quindi la trasparenza richiede chiaramente di presentare il progetto, che sia spiegato, che si dia risposte alle domande che ognuno legittimamente fa,
per poi fare la scelta la più giusta per la collettività. Magari è il meno importante per la stampa sentire svuotare il partito di maggioranza relativa che non è contenta. Noi quando lo facciamo a quattro occhi, non lo facciamo pubblicamente, quando lo facciamo in quel modo lì, ma soprattutto indirizzato al fatto di generare una risposta e non dover far capire alla stampa che siamo contenti. No, noi non vogliamo far litigare. No, 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 sto dicendo che non è che lo sfruttiamo mai, a volte lo facciamo anche solo, ma siamo proprio per governo. Ci riuscite da soli. Voler far capire, sembra che qualcuno sia contento, altri sono tutti contenti. Cioè, per carità, anche noi a volte facciamo richiamo all'interno del governo che magari c'è scelte le dovute prima, però c'è un po' difficilmente, io lo commentavo una volta in una partita di carte scoperte, che abbiamo modi diversi, perché tendenzialmente quando lo facciamo direttamente in una sede più riservata, difficilmente trovate attacchi di questo genere sulla stampa, ma non significa che tutto va perfetto, che non ci sono critiche, che a volte non siamo contenti. Diciamo che non crediamo che renderle pubbliche siano più utili a risolvere il problema che ne ha la base. Anche perché qui devi perdere tutto il tempo a spiegare. No, perché l'hai fatto. Ma questo da sempre, non è soltanto nell'ultimo anno. Difficilmente voi vedete da parte della Democrazia Cristiana attacchi di questo genere, né in questa né in precedente legislatura. Non significa che tutto va benissimo, no? Abbiamo anche noi i nostri rilievi e li mettiamo sul tavolo molte volte. Preferiamo dirci tra quattro occhi qual è e poi dire allora il problema come lo risolviamo, quindi lavorare per la risoluzione. Io vorrei ringraziare la domanda di Antonio, giustamente a parte chiedere cosa vi ha detto, cosa abbiamo detto gli alleati alle vostre sollecitazioni, ma vi siete dati dei tempi e avete chiesto risposte entro un determinato periodo? Noi abbiamo detto che da questo punto di vista bisogna stilare questo tipo di agenda che è dovuta per il fatto che siamo non all'inizio di una legislatura, ma siamo verso il fine di una legislatura. Quindi credo che questo qui abbia necessità di una maturazione interna dentro i partiti, perché comunque i partiti hanno ognuno un loro dibattito interno e velocemente bisogna mettersi giù, anche perché il bilancio è alle porte, il bilancio previsionale, e il bilancio previsionale sono scelte politiche e sono scelte per il fine legislatura, perché nel 2016 è nella legislatura finisce nel 2017, quindi è chiaro che è già lì. Bisogna dare un indirizzo politico. Ma non è che diciamo domani mattina è così, però è chiaro che i tempi sono tempi brevi. Beh, se lo spartiacque il bilancio, scusi, giorni. Abbiamo la seconda lettura, non è che. Vabbè, già dovreste essere un po' d'accordo almeno sulla prima. No, beh, sulla prima. Io penso che adesso nessuno si mette in testa, insomma, il bilancio è importante, va fatto, è un documento fondamentale, poi ormai è diventato un appuntamento anche al di là delle sue vere finalità. Il bilancio dovrebbe essere un documento tecnico che dovrebbe tenere conto di tutto quello fatto nell'anno, invece da noi è un documento poi che racchiude bilancio e manovra, no? Quindi in realtà sono due documenti insieme. Però voglio dire, non è tanto il bilancio che ha la cartina di tornasole, il problema è che qui chiaramente ci sono delle scelte da prendere, delle decisioni da prendere, tenuto conto del fatto che abbiamo di fronte poco più di un anno, perché in realtà, proprio perché adesso saremo impegnati sul bilancio, da gennaio, io mi proietto già a gennaio, da gennaio fino alla fine della legislatura ci sono meno di 2 anni, perché dobbiamo considerare tutto il periodo prima, no? Quando si scioglie il Consiglio, eccetera, quindi tecnicamente non sono tanti mesi davanti e quindi siccome le cose da fare sono diverse, ma sono diverse perché paradossalmente il programma di governo, se lo andiamo a prendere, ci sono un sacco di punti che possiamo tranquillamente, no? Segnare come fatti, ma in realtà le esigenze del Paese sono mutevoli, cambiano. Ad esempio la riforma delle pensioni non era un punto a programma di governo perché non era un'esigenza nel 2012, tra l'altro era appena stato fatto un intervento da un anno. Oggi nel Paese sappiamo che, non dico riforma, ma comunque intervenire su quel settore è importante perché l'equilibrio dei fondi pensione c'è, ma dall'altra parte c'è un onere molto importante per le casse dello Stato.
Stato, quindi dobbiamo trovare una combinazione che permette insomma di non appesantire troppo il bilancio dello Stato con l'onere per le pensioni. C'è la tematica dell'IVA, ci sono le tematiche dello sviluppo, quindi voglio dire, non è che tutto si può fare in un anno o in 12 mesi, 13 mesi, 14 mesi, al di là di quando poi di fatto finirà la legislatura. Per noi capire che tipo di progettualità abbiamo davanti, una progettualità diciamo che guarda fino a domani, che quindi ci porta a dire che ogni 3-4 mesi ci dobbiamo riaggiornare, dobbiamo ristabilire le priorità, o una progettualità che va oltre, ovviamente va oltre la logica di vincere le elezioni, che è sempre sottinteso, per noi è importante insomma, no? Capire cosa fare, come farlo e sapere come la vedono partiti che in questo momento sono al governo con noi, insomma. Quindi devo dire che un fatto che tutti hanno detto, forse prima non abbiamo citato, è che comunque il nodo è il fare, no? Quindi il nodo è la capacità di lavorare assieme. È ovvio che finché ci sarà questa capacità di lavorare assieme ci saranno buone presupposti per continuare a lavorare. Quello che noi volevamo chiarire e mettere sul tavolo accanto a questo aspetto che per noi è fondamentale è che al di là della capacità di lavorare insieme, al di là della comunione di visioni, capire quanto altri elementi come ideologici, l'esigenza di coltivare dei rapporti politici all'interno di determinate aree, sentirsi più o meno appartenenti a un'area, una certa spinta politica, condizionerà questo fare, questo stare insieme, no? Perché noi crediamo veramente che la concretezza, la sostanza siano alla base di tutto, per cui in questo momento il Paese ha bisogno un pochino che i partiti siano un po' meno ideologici e un po' più pratici, perché purtroppo le ideologie vanno bene, ma vanno bene quando tutto va bene, quando c'è il tempo di pensare, quando c'è il tempo di ragionare, quando ci sono i problemi e le emergenze bisogna avere un taglio molto, molto pratico, bisogna cercare di fare le scelte migliori nell'interesse del Paese. Poi l'ideologia, la formazione, il pensiero politico ci aiuta sempre, no, a stare nei binari, però insomma non possiamo neanche farla diventare qualcosa di predominante sul resto, no? Quindi questo è anche un motivo un po' del chiarimento che noi abbiamo chiesto. Da una parte capiamo che ci sono dei dialoghi naturali, ad esempio nell'area riformista, e lo vediamo con, insomma, non lo vediamo come ostativo per questa maggioranza, però è chiaro che se la spinta è che prevale l'idea dei partiti riformisti di unirsi a prescindere dai contenuti o dalla capacità di lavorare magari assieme ad altri, eccetera, voi capite che non c'è più sostanza, no? Allora non conta se sappiamo lavorare assieme o se sappiamo portare avanti i risultati, conta l'etichetta che abbiamo, per cui non vediamo prospettive per il futuro. Questo ci preoccupa perché, come dire, movimenti ce ne sono, li leggiamo, capiamo che c'è grande fermento politico in questo momento, però noi crediamo anche molto in questa maggioranza e vorremmo insomma essere certi che questo progetto politico possa andare avanti. Comunque non sarà la cartina del nastro del bilancio, ma sarà un banco di prova per raggiungere la maggioranza, nel senso, questo lo avete... Abbiamo sì, ma tutto un banco di prova, tanto voglio dire anche in questo consiglio non è che abbiamo avuto dei provvedimenti leggeri, perché l'assestamento insomma aveva in sé delle componenti importanti, ben due votazioni di nuovo sul polo della moda, perché c'era la variante e c'era il decreto in ratifica il decreto ratifica. Questa è una legislatura che è stata costellata di momenti di decisioni pesanti, forti, e la tenuta della maggioranza è stata attestata più volte. Mi verrebbe da pensare che sarebbe sciocco che questo bilancio che prepariamo dopo 2 anni di pareggio, che
si presenta come un bilancio che ha tutte le caratteristiche per poter essere al pari di quello degli anni precedenti, quindi non è un bilancio che ha particolari conformazioni che ci fa pensare che deviamo completamente dalla strada intrapresa, debba essere il bilancio che mette in crisi la maggioranza, quando invece magari il bilancio in negativo, in rosso o con prospettive molto più nere, no, non lo hanno fatto adesso. Vorrebbe dire che allora, appunto, ritorno a Bongo su quello che dicevo prima, la capacità di produrre risultati, la capacità di lavorare assieme, vuol dire che non ha effetto, ma magari ha un effetto anche dinamico. Ma chiudo, al di là della richiesta fatta ai vostri alleati, voi in questa coalizione, la ripetizione di questa coalizione che è la prossima legislatura, ci credete? Noi a questa amicizia abbiamo espresso gli indirizzi dei nostri organismi e noi siamo convinti che quello è. È chiaro che tutto si basa sicuramente sul conseguimento dei risultati, non è possibile conseguire i risultati se la strada da percorrere è condivisa. Se ci sono queste condizioni, quello che abbiamo chiesto proprio questo tipo di chiarimento, riteniamo che quello che è stato fatto oggi non sia poco, e quindi che le forze politiche che si sono, diciamo, assunte questo tipo di responsabilità, se adesso abbiamo lavorato bene. Serie di riflessioni in quell'area, ma non è tanto questione di tirare le orecchie, poi voglio dire, serve a poco tirare le orecchie, no? Cioè, se si vuole stare insieme, come parlando di patti d'amore, si sta insieme, voglia tirare, se non lo vuole stare, puoi anche staccare le orecchie, ma c'è caso che rimani con le orecchie in mano.